C'è anche Arezzo tra le 43 città italiane, 17 nel mondo, in cui oggi si è disputata la 34esima edizione di Vivi Città, la corsa organizzata dalla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Ad Arezzo, partenza in piazza Sant'Agostino con una corsa competitiva di 12 km e una passeggiata lunga 5 km. Un modo per coinvolgere amanti della corsa e delle camminate all'aria aperta e per raccogliere fondi per costruire un campo sportivo in Libano. E tripletta keniana invece per la Half Marathon di Firenze, sempre legata a Vivi Città. Sul primo gradino del podio Daniel Ngeno, orvietano d'adozione, che ha chiuso il percorso in 1 ora, 2 minuti e 29 secondi. Quest'anno la gara ha avuto una forte valenza sociale, si è corso per dire anche stop al bullismo. Quasi 5.000 i partecipanti, in quasi 3.200 hanno corso la mezza maratona di 21 km, ma altri 1.000 hanno preferito fermarsi a 8 km e altri ancora hanno scelto la camminata. Grazie.